Ehi tu, fermo un attimo perché devo dirti una cosa, è uscito il preordine del mio nuovo libro, puoi preordinarlo dal link in descrizione oppure cercando su Amazon Robby la comparsa dei pet misterioso, oppure se non potete usare né Amazon né siti internet basta andare in libreria e chiedere di preordinarlo, mi raccomando preordinatelo in tanti e chi lo preordinerà mi raccomando lo ringrazierò con tutto il cuore, scrivetelo nei commenti chi lo farà. Non vorrei dire niente, ma in questa volta ci sono gli sticker! Non ve li rivelo tutti perché dovete assolutamente preordinarlo e scoprirli, ma potete attaccarlo letteralmente ovunque, sullo zaino, libri, quaderni. Io non vedo l'ora di avere il bacino fra me e Franci, sinceramente. Dunque, cosa aspettate? Preordinate il mio libro adesso dal link Amazon e ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ragazzi, in questi giorni mi stanno succedendo un sacco di cose strane su Roblox e sinceramente mi sto cominciando a preoccupare e dunque ho deciso di farci un video in merito per spiegarvi cosa sta succedendo. Quello che state vedendo adesso è una clip di qualche giorno fa mentre io stavo aspettando ovviamente i miei amici per registrare un video. Ero nel mio server praticamente privato finché a un certo punto effettivamente non noto qualcosa che non andava. C'era un giocatore che non avevo assolutamente considerato dentro la mia partita e una volta che mi sono avvicinata per andare a vedere chi effettivamente ci fosse, non c'era più nessuno. Ed è successo un sacco di altre volte senza che io me ne accorgessi. Dunque, un po' preoccupata e spaventata, ho cercato, ok, di vedere se fra i miei amici c'era effettivamente qualcuno che assomigliasse a quella skin e che effettivamente potesse seguirmi nei giochi. Ma sinceramente non ho trovato nessuno che ci assomiglia. Allora, senza tanto accorgermi, ho trovato qualcosa di molto interessante. Vedete quelli? Quelli sono i messaggi che chiunque può mandarmi. Letteralmente, se voi volete mandarmi un messaggio, potete mandarmelo tramite i messaggi di Roblox. E cliccandoci mi porta in una sezione dove ci sono i messaggi che mi scrivono i fan, che sono la maggior parte molto innocenti. Nei messaggi ho trovato questo che effettivamente è l'unico che mi ha fatto preoccupare e insospettire. E si chiama messaggio molto importante per Robby Polar Bear YT, che sono io. Sono sicuro che hai aperto questo messaggio perché cerchi delle risposte i tuoi dubbi, ma attenta Robby, se le vuoi, attenta che non si torna indietro. Ok, questa cosa è molto minacciosa, un po' spaventosa, ma sinceramente vorrei capire perché questa persona mi segue e perché lo fa. Dunque, controlliamo per la prima volta insieme questo account. Ecco, questo è il suo profilo. È assolutamente un pochettino inquietante. È praticamente un nome di cui non si vede la faccia. E questo è il suo praticamente avatar completo. Ma la cosa che effettivamente mi fa assolutamente strano è che nel suo profilo non mi sembra che ci sia nulla. No, non c'è nulla di interessante. Non è amici, non ha follower, non ha seguiti. Il gioco lo ha controllato e non c'è assolutamente niente. L'unica cosa che mi fa davvero insospettire è: non sono quello vero, ma forse nel passato troverai chi sono davvero. Ok, questo qui di certo non è la persona che mi sta stalkerando in questi giorni. Per stalkerando intendo seguire su Roblox. Però mi rendo conto che lui sa qualcosa, questo messaggio è strano e per descrivere il suo profilo trova quello vero, scoprire chi sono. Devo assolutamente investigare chi potrebbe essere questo possibile stalker. Il primo sospettato è lui. Ragazzi, lo conoscete, è davvero una persona strana e sinceramente è uno stalker potentissimo che ce l'ha con me. Nei video precedenti abbiamo visto come mi ha scritto, mi ha fatto un video contro, mi minaccia e bla bla bla. E i messaggi in questi giorni sono rispuntati da parte sua. Esattamente il 10 ottobre che mi ha scritto, che anzi mi ha scritto questo: Robby, hai fatto un grandissimo errore. Io adesso ho un'armata dalla mia parte e alcuni dei tuoi fan dietro le mie spalle in questa guerra. Non dovevi fare video su di me. E io ovviamente, controllando il suo profilo, ho notato che c'è un nuovo gioco e io ho detto che non potevo entrarci e lui mi ha detto: lo aggiusterò, adesso ci puoi entrare. E io poi gli avevo risposto: quando possiamo combattere? Ma non ho avuto più risposta. Dunque non ci resta che controllare questo War for Robby Polar Bear e scoprire se è lui lo stalker. Ok ragazzi, siamo dentro il gioco e letteralmente ci sono due castelli uno di fronte all'altro, con al centro un sacco di armate e armi da usare.
Allora, questo posto è davvero da pazzi. Non so come si è riuscita a costruire una cosa del genere. Però non trovo niente. Anche controllando delle stanze, a parte delle armi, non trovo niente. Il riferimento del fatto che mi sta seguendo in questi giorni, essendo una persona che gli piace molto, molto parlare, l'avrebbe già scritto da qualche parte. Ma niente di niente. Anzi, penso che questo sarà un futuro video. Perché questo qui vuole fare una vera guerra con me. E non capisco perché mi odia così tanto. Ma mi spiace, il primo sospettato non è Lurk. Dunque adesso ho deciso di controllare i messaggi e effettivamente ho scoperto che c'è un'altra persona con la skin nera molto sospettosa che mi ha scritto: come ti permetti a copiarmi l'avatar? Non so cosa c'entra effettivamente, ma vediamo se effettivamente questa persona può essere lo stalker di prima. No, penso che non sia lui, anche perché sarebbe solo uno stalker molto triste. Tutti mi odiano, nessuno mi vuole bene, sono tristissimo, quindi penso che non sia lui. Dunque abbiamo, non so su chi altro sospettare, sinceramente. Due sono andati e l'unico indizio che abbiamo è cerca nel passato. Nel passato. Questo è un account nuovo. Oh mio Dio, forse ho avuto un'idea. Forse devo cercare fra chi è stato il mio primo follower. Devo cercare qualcuno che abbia un aspetto molto particolare. Vediamo cosa c'è nel passato. L'unico account strano che ho trovato è questo qui, che si chiama Big L. Ha 16 follower. E la cosa che mi fa più paura e più inquietante è che non ha letteralmente un'immagine profilo. E adesso scopriremo se effettivamente c'entra con me o meno. Ma guardando bene, questo è l'account più vecchio che mi segue, letteralmente il 9/11/2020, 2 anni fa. Ragazzi, mentre guardavo il suo profilo, la skin è cambiata all'improvviso. Oh mio Dio, è lui! È anche online dal sito! Anzi, è online adesso! Ok, che paura, sinceramente. Ok. Guardiamo il suo profilo. Penso che lui sia la persona che stiamo cercando. Ha due giochi, uno dove non si può letteralmente entrare e uno che si chiama Type 1. Proviamo a entrare nel primo gioco perché, ragazzi, è lui. La skin è quella. Oh mio Dio, è lui. Non so perché sono in questo posto, ci sono un sacco di rumori inquietanti. Ciao, penso che tu abbia finalmente trovato il mio account. Sono davvero sorpreso come non ti sei mai accorto della mia presenza. Cosa vuol dire questa cosa? Da quanto c'è questa presenza nei miei video? Ok, questa è una stanza strana. Ho una torcia, ok. Ci sono delle mani, ok. E c'è un altro messaggio qui. Io sono sempre lì, da tantissimo tempo. Ma per fartelo capire, ho dovuto fare un'apparizione palese. È davvero stupida. Ti pensavo più intelligente, ma ora che sei qui, possiamo finalmente conoscerci. Non ho capito, si è fatto vedere apposta? E poi qua c'è una scritta nascosta, aspetta. L'ho sempre desiderato. Oh mio Dio, io no! Io sinceramente no! Ok, c'è il logo di YouTube qui. Non ci rimane che uscire da questa stanza. Oh mio Dio! Ok. Questo è. Ma cos'è questo posto? È un labirinto gigante. Ok, c'è un'altra stanza qua. Oh! Cos'è sta roba? Chiudiamo le porte perché mi fa paura e mi fa ansia. Ok. C'è un sacco. C'è gente morta a terra, dei noob, un inter. Cosa? Ok, piano, piano. C'è troppa roba, non sto capendo più niente. C'è un'immagine del mio primo video di Roblox. Ok, immagino che sai che video è questo. Sì, è il primo video che ho fatto dove praticamente ho conosciuto Franci e Reroll, praticamente. Fatto esattamente il 20 luglio 2020. Questo qui è un po' troppo informato, però va bene, posso semplicemente cercare dal mio canale per vederlo. Dunque non mi spaventa più di tanto. Volevo dirti che io ci sono sempre stato, sempre in ogni video da quel giorno. Cosa vuol dire ci sono sempre stato in ogni video da quel giorno? Guarda che bella foto abbiamo insieme. No, non è vero, questa cosa non è assolutamente vera. Per chi non lo sapesse e non abbia visto mai quel video, era una fan che semplicemente. No, una ragazza random che mentre io e Franci e Rerol stavamo parlando era comparsa. E ora mi sta dicendo che era lei? E che è stato in ogni mio video. Ragazzi, se trovate video dove vedete delle persone sospette che non conosco, che non c'entrano niente e che mi fissano da lontano, ditemelo nei commenti. Ditemi minutaggi, mettete i link dei video. Perché questa cosa è preoccupante. Sperando che non sia vera. Ok, c'è qualcosa più avanti. Cos'è qua? Oh mio Dio. Cos'è questa cosa? Salve. Hello? Cos'era? Is someone there?
Cos'era questa voce? Chi parlava? Qualcuno mi ha chiesto se c'è qualcuno lì. Ok. Concentrazione sulla stanza, che è la cosa più importante. Ci sono io sdraiato su un tavolino con accanto una persona decisamente che non sta bene. Chissà quante altre avventure passeremo insieme. Non devo io passare. Mi sta facendo più paura del dovuto questa cosa. Ok, c'è un mostro lì dietro e posso tagliare il nastro. Ok, no, non me la sento sinceramente. Proviamo ad andare avanti. Qua c'è una cassa che fa la musica. E questo posto quanto è grande? Non riuscirò mai a guardare. Wow! Sei tu! È il tipo! Bigel! Oi! Gli scrivo. Non mi ero accorto che era nel server. Tanto è italiano, no? Ciao! Non mi sta letteralmente. Bigel? Ragazzi, mi fa paurissimo il fatto che non mi risponda. E sta tipo proteggendo una stanza con la... Forse è meglio se vado verso la stanza. Non si è girato. La stanza... Oddio, non posso entrarci. Però vedo qualcosa. Ok, non capisco perché... Lo sviluppatore dell'esperienza ha temporaneamente chiuso il server di gioco. Riprova più tardi. Oh mio Dio, no! Questa cosa mi sta facendo venire i brividi. Ok? Sono stata cacciata dal server. Appena ho toccato la porta. Ragazzi, la cosa più inquietante è che sono tornata sul suo profilo e c'è un altro gioco espulsato adesso e si chiama Type 2. Ok, non so di cosa aspettarmi di questa e ho ancora più paura sinceramente. Ok, dove sono? Sono su Doors. Ok, questa volta nel server non c'è davvero nessuno. Ci sono solo io. Ok. Wow, la porta si è aperta da sola. Questa è molto inquietante. Sinistra o destra? Sinistra. Oh, è un personaggio? È una persona vera? Ok, non è una persona vera. Finalmente ho trovato. Ho trovato cosa? No, forse c'è... Cioè, sta guardando tipo una specie di televisione. Cosa ha trovato esattamente? Ok, la porta si riapre. Immagino devo andare di nuovo a sinistra. Ok. Ora che so dove abiti, posso venirti a prendere. Cosa? No, è uno scherzo questo. No, non ci credo. C'è una casa. Ok, immagini una casa e poi c'è questo XXXX che guarda effettivamente la casa. Andiamo avanti. Ok, c'è una porta qui a destra questa volta. Non puoi scappare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Perché c'è una casa che sta letteralmente andando a fuoco? Non mi piace per niente, ragazzi. Questa qua è una... mi sembra una minaccia. E non mi piace per niente. Ok, c'è un'altra porta. Ok, giusto. Perché mancava solo questa alla nostra passeggiata. Non puoi nasconderti. Wow. No. Io non ucciderò nessuno. Se vuoi che uccido me stessa non lo farò mai. Posso uccidere te? No, ok, va bene. Ragazzi, questo qui... non penso sia serio, non sa dove è casa mia. Perché adesso mi sto preoccupando, ho paura che lo sa veramente. Ok, ci siamo. Andiamo avanti. Vieni nell'ultimo mondo. C'era un altro mondo e io non me ne sono accorta. Oh mio Dio, questa cosa mi sta cominciando a fare paura. Non voglio questo coltello in mano. Ok, vediamo l'ultimo mondo, come dice lui. C'è effettivamente un altro mondo, ma letteralmente non posso entrarci. Questa esperienza è privata. E si chiama puntini. Sapete cosa? L'unica cosa che mi rimane, visto che lui è anche online, e sicuramente lo sa che sto facendo questo video, è aggiungerlo come amico. E vediamo cosa succede, cosa mi scrive. Ok, ricarichiamo la pagina e vediamo se l'accetta. Non la sta accettando. Potrei aver fatto una mossa azzardata. Questo è un veterano, ragazzi. Gioco da più di 2 anni a Roblox. Vediamo se ha qualcosa di strano. Indecalcono... manie. Ok, le immagini del mio video. Ok, questo è strano. Ok, mi ha letteralmente accettato la richiesta amicizia. Posso scrivergli? Ok, scriviamogli qualcosa. Ciao. Ma lui è italiano, perché io ho scritto in inglese? Sono una cretina. Oh mio Dio, cos'è quello? Cos'è questo?